apertura all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano, il presidente della Corte d'Appello denuncia la cronica carenza di organico, lancia la proposta di reclutare giuristi in pensione. L'allarme della procuratrice generale, in aumento i femminicidi. Elena Scarrone. Su 698 unità destinate al distretto ne sono state assegnate effettivamente 490, tanto che in molti uffici la carenza dell'organico degli addetti è superiore al 40%. Così non si può andare avanti. Il Ministero ha agito con ritardo. Nonostante le ultime assunzioni, la carenza di organici rischia di trasformare gli obiettivi delle riforme in polvere al vento. Le parole del Presidente Ondei. Mancano magistrati, cancellieri, impiegati e figure fondamentali per l'innovazione. Scoperto il 50% degli assistenti informatici, il 66% dei contabili. Fra i tribunali in maggiore sofferenza, quello di Sondrio. Dal Presidente della Corte d'Appello, la proposta di reclutare giuristi in pensione. Nonostante le carenze anche di risorse, il distretto di Milano resta un modello virtuoso. Valuteremo i dati, altro personale arriverà a breve, come già previsto dal PNRR, la risposta del sottosegretario alla giustizia Ostellari. Allarmanti i dati sull'andamento della criminalità, aumentano i femminicidi, Milano è settima per denunce di violenza sessuale, seconda per rapine strada, col più alto numero di furti, quasi 3.000 ogni 100.000 abitanti. E preoccupa anche il disagio giovanile, 182 le misure cautelari emesse dal Tribunale per i minorenni, da più parti l'invito a intervenire con maggiori risorse. Sull'avvio dell'anno giudiziario pesano anche le polemiche sulla riforma delle intercettazioni. C'è un rapporto tra libertà e ansia di sicurezza che deve essere gestito.